E sono partiti. Prime fasi di gara con veloce a prendere posto Raimondi in corda, su di lui si protende subito Lilium, alle spalle dei primi c'è spazio per Mona Alaia, poi Bacchelor ancora, direct drive con all'esterno Mauriac, a chiudere Zabu. In vantaggio è passato Lilium, il numero 4, che scandisce l'andatura di corsa nei confronti di Raimondi, il numero 2. Terza in corda Mona Laia, numero 6, che ha all'esterno Mauriac, il 3, a precedere ancora Bacchelor, Zabu e Direct Drive. Cavalli che vanno velocemente a piegare sulla curva di fondo con Lilium che scandisce il ritmo nei confronti di Raimondi, terzo Mona Laia con all'esterno Mauriac, all'esterno cerca di risalire Zabu, poi ancora Direct Drive, cavalli che affrontano l'ultimo tratto della curva, vengono a fare l'ingresso in retta d'arrivo con Lilium che affronta in vantaggio la dirittura, inseguito da Raimondi per le linee interne, Mona Laia, quindi Mauriac, Zabu, Bacchelor, cavalli in aperta lotta, i 400 conclusivi con Lilium che prova a difendere la posizione sotto l'attacco di Raimondi che intensifica il suo sforzo all'esterno di tutti, in progressione lunga Zabu, cavalli al paletto dei 200 con Raimondi che lotta insieme a Lilium, i due in aperta lotta per tutta la dirittura, all'esterno c'è Zabu che prova a intervenire, Raimondi su Lilium, Raimondi preve vantaggio, Raimondi passa e vince sul traguardo. Secondo all'interno forse Lilium, avvicinato in fondo da Zabu, poi ancora Direct Drive, Bacchelor e Mona Alaia. Una lotta furibonda per tutta la retta d'arrivo, alla fine è Raimondi, il sauro di 4 anni, montato da Evelyn Pearl, l'amazzone meranese, che prende vantaggio proprio negli ultimi tempi di galoppo e vince per l'allenamento del signor Renato Monaco, la proprietà del signor o della